Chiara è membro dell'Associazione Sentinelle dell'Energia ed è anche esperta nel riutilizzo e riuso dei materiali usati, vero? Cosa stai facendo adesso? Adesso sto realizzando una borsa a partire da vinili vecchi, graffiati, che non sono più utilizzabili, e pelli di recupero. In particolare sono delle pelli di scarto dalla produzione di divani. E in pratica, come ci è venuto in mente, il mio ragazzo fa il DJ, aveva un sacco di, cioè aveva dei vinili vecchi che non poteva più usare, e prima di buttarli via abbiamo detto: come li possiamo riutilizzare? L'idea ovviamente non è nostra, cioè qualcun altro prima di noi ha fatto delle borse, però noi abbiamo usato il materiale che avevamo noi, quindi la pelle, il vinile e basta, il filo, e quindi stiamo realizzando delle borse, ecco, tipo questa qua. E quindi solo pelle e vinile proprio. E l'idea appunto è quella che, cosa c'entra con le giornate dell'energia, è che se riusciamo a prolungare la vita del materiale che abbiamo già usato una volta, possiamo anche ottenere un risparmio dal punto di vista energetico, quindi invece di produrre materiali nuovi o comprare borse fatte con materiali prodotti da zero, riuscire a ridare una nuova vita a materiali già usati è un vantaggio. Quindi riutilizzare e riciclare il più possibile, vero? Infatti il tavolino su cui sto lavorando l'ha realizzato una ragazza che si chiama Margherita ed è fatto di cartone. Cioè, quindi anche il tavolino, che è bellissimo, sembra un tavolino di legno, in realtà è di cartone. Di solito fai anche altre cose con altri materiali di riuso? Abbiamo realizzato anche degli orologi, sempre con i vinili, però lì abbiamo dovuto comprare un pezzo, cioè il motorino, però ovviamente poi il vinile è sempre il vinile. Grazie Chiara, allora.